Prima batteria, partita regolarissima per queste junior femmine. Già sono a metà percorso, vedo in quello spicchio di spazio che si può vedere. Dovremmo essere più o meno vicini al bar in questo momento per andare verso la curva finale del rettilineo. Quindi adesso rettilineo, ultimi metri, velocissime per chiudere col tempo di, ora ve lo dico, 36,7. Partite in maniera regolare questa seconda batteria, velocissime le atlete, ed è in questo momento l'atleta dell'Alpin Line Aragone Giada in svantaggio, ma ripeto, solamente la prima curva, poi vediamo come usciranno verso il rettilineo. Bellissima batteria, non vi dirò mai chi è il primo perché non riesco a leggerlo, ma vi dirò il tempo. Il tempo ufficioso è di 38,70. E andiamo con questa terza batteria. Siamo in questo momento a metà pista più o meno. Ultimi 30 metri, chiude la numero 405 Pirola Angelica col tempo di 38,98. Partenza regolare per questa quarta e ultima batteria. Andiamo a vedere. Più o meno in questo momento siamo a un terzo del percorso, tra poco supereremo la metà e a breve vedremo come entreranno nel rettilineo finale per commentare quest'ultima quarta batteria di qualifica, dove i primi 16 tempi entrano nella fase successiva. E andiamo, ultimo 30 metri, tre atlete vicinissime! Col tempo di 38,24 abbiamo l'atleta numero 339 Filippi